proprio da queste due classi, il progetto di geografia, con me e la professoressa Mori, sulla creazione di un blog. Questo progetto che aveva, insomma, supportato, in alcuni casi sostituito, il libro di geografia, era un progetto che riguardava le tematiche sia dell'Expo, quindi legate al cibo nei vari paesi del mondo, sia un progetto di Twinning, cioè un progetto che è stato fatto in partenariato con altre due scuole europee, una dell'Ungheria e una della Grecia. Quella della Grecia poi ha partecipato. Allora, la storia del blog ora e del progetto in generale ve la raccontano loro. Hanno lavorato bene tutte e due le classi, è diciamo, un successo superiore a quello che si immaginava, perché appunto per due classi di un po' più di 20 ragazzi in uno si è avuto qualcosa come 500 articoli, quindi i ragazzi hanno scritto tanto tanto, e anche più di 10.000 visite, insomma, quindi una bella soddisfazione. Il premio dell'Expo non è stato vinto, ma qualche speranza per il futuro ancora c'è. E ora loro ci raccontano i dettagli del progetto. Buonasera a tutti, io sono Alice. Parlerò di come è nato il nostro progetto di Twinning di quest'anno. A settembre la professoressa già parlava di Twinning, una piattaforma dove si possono incontrare i ragazzi e i professori di tutta Roma. Ci ha chiesto se ci sarebbe piaciuto fare una parte del nostro programma con dei partner europei e noi abbiamo detto sì. Noi facciamo seconda, la geografia studiamo in Stati europei. Avevamo già deciso di non prendere il libro per studiare, ma di creare un blog dove avremmo postato degli articoli sui vari stati, via via che li studiavamo. In questo modo, in un certo senso, il libro ce lo saremmo fatto da noi, cercando informazioni su internet. All'inizio pensavamo di pubblicare solo post sulle città, il territorio e l'economia dei vari stati. Poi abbiamo preso spunto dall'Expo di Milano e abbiamo cominciato a ricercare anche informazioni sulle ricette tipiche dei vari stati, sulla loro agricoltura, le problematiche ambientali e così via. Abbiamo conosciuto due partner sui Twinning, uno in Grecia e uno in Ungheria. Con loro ci siamo registrati sia sui Twinning che su Together. Abbiamo fatto delle missioni insieme e riflettuto sull'importanza di non sprecare il cibo. Intanto, con i partner, ci siamo conosciuti meglio, sia su Dreamspace che sul blog. Loro hanno pubblicato le loro presentazioni, le loro ricette tipiche, le caratteristiche del loro paese e le loro iniziative per rispettare l'ambiente. Noi abbiamo pubblicato le nostre e alla fine abbiamo fatto un ebook tutti insieme. Anche le missioni dell'Expo le abbiamo fatte insieme, per esempio c'erano da fare delle ricette dove ognuno metteva gli ingredienti, oppure c'erano da immaginare come rendere smart le proprie città e così via. Ci siamo mandati anche delle lettere e dei dolci per posta. E così è nato il nostro progetto Eat, Pray, Love, che ora vi spiegherà Paolo. Buonasera, io sono Paolo e vi parlerò del nostro progetto Eat, Pray, Love, la mangia vegana. Naturalmente abbiamo preso spunto dal famoso film, abbiamo poi interpretato a modo nostro queste tre parole. I prelog sono infatti le etichette degli articoli del nostro blog e anche delle pagine del Dreamspace. Primo punto, mangia. Questo è stato facile. Abbiamo cercato insieme a partner le ricette tradizionali dei nostri paesi, dei vari momenti dell'anno, per esempio le feste, ma anche le ricette di tutti i giorni. Poi abbiamo anche votato con un sondaggio su Supermondo, dove ha vinto la pizza. Abbiamo anche visto ricette dei vari paesi, stavamo studiando. Per la sezione ebraica abbiamo riflettuto sul fatto che molti cibi, per esempio il pane, hanno anche un valore spirituale per Gesù. Per il cibo non serve solo a nutrire il corpo, ma anche lo spirito. Abbiamo quindi fatto delle piccole ricette su alcuni cibi come il pane, per esempio l'osca, l'agnello, l'uovo. Abbiamo visto che molti di questi cibi, anche se le ricette diverse, sono gli stessi in varie regioni e con lo stesso significato. Il nostro compagno, Danis, ha fatto una ricetta sul Ramadan e ci siamo accorti che anche il digiuno non significa stare digiuno, per esempio per il cervello e la quaresima. Nella sezione AMA abbiamo riflettuto sul rispetto ambientale e su quello che l'uomo sta causando con l'inquinamento. Ad esempio il freddo severo sta causando l'estinzione di molte specie animali e piante. Poi ho scritto anche alcune ricette sull'Ungheria e sull'Irlanda.
Ho capito che la visione di uno Stato è legata sia all'economia, alla anatomia, che alla storia, oltre che alla natura del territorio. Tutte queste cose le abbiamo approfondite con le missioni dell'Expo 2015, il cui tema è conducivo. Il lavoro del blocco mi è piaciuto molto, soprattutto perché mi ha fatto scoprire delle cose molto divertenti. Perché infatti è un buon istituto del fotografia ed è anche un buon passatempo. Questo progetto mi è piaciuto molto e potrei essere in futuro. Adesso prima che si sia sarà un'altra esperienza. Buonasera a tutti, sono Sara. Io mi sono occupata più della parte geografica. Sono partita da prima degli stati che ho fatto a scuola e li ho approfonditi in un post. Ovviamente quando si facevano stati nuovi mi sono limitata a scrivere quelli che in un certo senso non si conosciuti. L'ultimo che ho fatto è stato l'Ucraina e la Bielorussia, perché mi affascinano in particolare modo. Ho scritto anche recenti di stati che erano famosi per la cucina, ma soprattutto ho scritto gli aspetti fisici del territorio e gli stati più importanti, come la Russia e la Francia. Questo anche perché i cittadini di questi stati erano molti e quindi potevo scrivere di più. Poi ho aggiunto delle immagini per dare un'idea più chiara al lettore. Questo lavoro mi è piaciuto molto, anche perché quando posso scrivo sul blog lo considero un passatempo o un momento per scoprire cose diverse. A me piace la geografia e il lavoro del blog è stata una cosa fantastica, perché lo considero un modo nuovo di capire gli argomenti di studio. Un aspetto del progetto che mi è piaciuto è stato lavorare con tanti strumenti informatici, di cui parleranno Alice e Mattoro. Buonasera, io sono Alice. Parlerò di alcuni degli strumenti che abbiamo usato nel nostro progetto. Sul blog e sul T-Space, quando facevamo post per le missioni o per gli stati che studiavamo, abbiamo anche testato diversi tools, cioè strumenti. In genere la professoressa metteva un post in cui diceva l'argomento che avremmo dovuto trattare e indicava una serie di strumenti da provare. Nelle tre ore noi dovevamo scegliere lo strumento, imparare ad usare e creare il post. Ci siamo sempre riusciti, anche se in alcuni strumenti erano presentati in inglese. E spesso abbiamo fatto anche più di un post per il gruppo. Il primo che abbiamo usato è Body, con cui si può creare un personaggio, sia fantastico e reale, e farlo parlare con la propria voce se si ha un microfono o scrivendo quello che gli si vuole far dire. Si può anche impostare lo sfondo e la tonalità della voce. Noi l'abbiamo usato per presentare i vari gruppi di lavoro di noi studenti. Un altro strumento che abbiamo usato è Team Link. Questo è molto carino perché permette di mettere dei link su un'immagine. Noi abbiamo scaricato le mappe del centro di alcune capitali e poi ci abbiamo messo i link nei luoghi di interesse. Per esempio i musei, le opere d'arte, così. È stato un modo per visitare la città senza andarci davvero. Un altro strumento che abbiamo usato è il budget, con cui si creano mappe concettuali e schemi, in cui si possono inserire immagini scritte. L'ultimo strumento che vi presento è Animoto, che è anche quello che ha avuto maggior successo. Noi lo abbiamo usato per fare le presentazioni della nostra classe, degli stati, delle missioni e di come. È facile usarlo, si può impostare la durata del video, gli effetti, la musica e così. Comunque gli strumenti che abbiamo provato sono stati moltissimi, per esempio l'editing delle immagini per creare poster. Insomma, non c'è che l'imbarazzo della scelta, basta un po' di fantasia. E ora passo la parola a Matteo. Buonasera a tutti, vi presenterò un modo come creare dei video su questo programma. Praticamente per iniziare bisogna andare nella pagina di Animoto, animoto.it.com. Poi vi apparirà questa schermata. Poi dobbiamo registrarci. Un secondo. Eccoci. Da sappiamo. Bisogna registrarsi a Sign Up. E poi vi apparirà questa schermata con dovrete scrivere email, nome e password e confermarla. E una cosa importante, all'ultimo rigo dovete mettere la categoria Education.